vigilia per voi di campionato, gara di campionato per il Pescara, qualche indicazione di mercato è venuto a cogliere, no? No, sono venuto a vedere, spero, una bella partita, insomma, visto che si sta riprendendo dopo una fase di debacle, il Pescara, secondo me, potremmo assistere a un bel incontro. Come sta il Chieti in vista del match di domani, molto importante in casa? Sono tutti importanti, quello di domani dopo il falso è normale che è più importante rispetto agli altri, ma sono convinto che portiamo a casa, come si dice, il risultato pieno e possiamo anche dimostrare sul campo che siamo qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Mi è spiaciuto per la richiesta anche forte da parte della piazza dell'esonero dell'allenatore chianese, che invece lei ha anche nella nostra domenica sportiva sostanzialmente blindato in questa settimana. Ma no, non sono dispiaciuto, io rispetto tutti i giudizi, tutti i pensieri. Il discorso, quando sei al vertice di una società, devi prendere decisione e quindi ovviamente devi avere più riflessione e devi essere attento a non sbagliare. Quindi il tifoso può dire quello che vuole, noi invece dobbiamo essere molto riflessivi prima di prendere decisioni.